Buongiorno carissimi amici e carissime amiche, benvenuti nel salotto letterario Dialetti Editori. Stiamo trasmettendo da Milano, Roma, ma anche da Arezzo. Siamo in collegamento con Arezzo, con una poetessa conosciuta molto da me perché io ho curato il suo libro Arabesque, ho tradotto anche in arabo, è un libro molto bello, veramente perché mi fa ricordare le mille e una notte che io ho curato, tradotto per Oscar Mondadori. Quindi un libro favoloso, ricco di immaginazioni, sentimenti, passioni. Oltre a questo, lei è una veterana nella poesia. Biologa, ovviamente, nata a Cagliari, nonna di tre splendidi bambini, e quindi Carlotta e Tristano, Raffaele e anche Gabriele, giusto? E non Vittoria, solo no? questo, lei È biologa, Vittoria. biologa e anche ama l'arte e in pensione, dal 2015, come mi ricordo. Ma questo non vuol dire che lei ha smesso di lavorare, è una donna molto tenace, forte, grintosa, piena di vita. E oggi è capitato così bellissima l'intervista perché capita proprio nel giorno del suo compleanno. Quindi auguri, carissima poetessa, per il suo compleanno. E benvengano questi giorni mille volte, veramente, perché merita lei tutto questo. E io credo che lei ha scritto tanti libri, ovviamente, scrive libri, poesie dal 2002, quindi una veterana del mestiere, ha pubblicato più di 20 opere poetiche ed in corso la traduzione in inglese di una raccolta sua. Ora possiamo dire questo, benvenuta nel salotto letterario Aletti Editori, rivolgiamo un saluto, caro saluto al presidente della casa editrice Giuseppe Aletti, al regista che ci segue, che dirige tutte le cose tecnologiche, Marco Santolamazza, e allo staff presieduto da Francesca Meola. Quindi è uno staff molto efficace che dirige tutta questa opera artistica per diffondere l'arte della parola nel mondo. Però purtroppo dobbiamo parlare di un argomento veramente che doloroso anche, perché ha perso la poetessa purtroppo la sua madre, la sua amata madre, e quindi noi onoriamoci anche con questo incontro alla memoria della madre. Questo incontro lo dedichiamo a lei, anche a parte il suo compleanno, se mi permette, perché la madre è tutto, no? È l'aria che respiriamo, la vita che alberga nei nostri pensieri e continua ad illuminarci sempre per tutta la vita. Quindi benvenuta, carissima poetessa, nel salotto letterario. Io le chiedo la prima domanda. Gentilmente, mi sa che ha scritto sicuramente qualcosa a proposito della morte di sua madre. Se ha la voglia di recitare la poesia, noi saremo molto contenti di sentire compassione, amore e sicuramente partecipazione. Prego. Grazie. Allora, la poesia si intitola Stabat Mater. Ora, or che la tua mano si allontana dalle mie, in quale culla riposerà sicura la mia vita di bambina? Questa. Bellissima, 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 breve ma molto concisa, mi fa ricordare quelle opere di grandi poeti del passato che scrivevano poesie brevi ma dicono tutto, insomma, è una bella poesia. Mi dispiace, ovviamente è una luce spenta ma anche rimarrà come un angelo per illuminare il cammino suo ma anche dei suoi nipoti, i suoi figli sicuramente, perché la mamma rimane nel cuore. Potrebbe parlarci di lei, della sua vita, dei suoi momenti felici ma anche purtroppo infelici, possono capitare a tutti quanti, e come lei rinata da questi momenti come poetessa,
scritto diversi libri, sappiamo, può anche parlarci dei suoi libri, delle Sì. tematiche dei suoi libri, quello che ha fatto finora. Sì, allora, grazie. Dunque, intanto volevo fare una precisazione sui nomi che prima ha citato, cioè Carlotta e Tristano sono i miei figli e i nipoti sono tre e sono Ettore, Vittoria e Gabriele, che è l'ultimo nato, che ha piccolino 9 mesi. Ecco, questo tanto per precisare meglio. Dunque, io sì, diciamo, nella mia vita, come tutti, ho avuto momenti buoni e cattivi, ma insomma, diciamo prevalentemente buoni, ecco. Però sono una persona molto sensibile, per cui a volte anche le cose no, non dovevano essere proprio tragiche per viverle, cioè sono un tipo malinconico, un po' tendente a così, un po' più alla tristezza, alla malinconia che non alla gioia piena. Però per tutta il mio babbo era scrittore e quindi però non ho mai sentito questa voglia di scrivere fino a una discreta età, perché come diceva sono arrivata, ho cominciato nel 2002, quindi ben avanti nell'età. Il motivo iniziale io l'ho legato al fatto di, siccome ho sempre amato fare fotografie, e con le fotografie ho sempre fatto i miei diari di viaggio, insomma, di cogliere le immagini per quello che vedevo io con i miei occhi, quindi non la classica fotografia che si fa tanto per fare, ma cioè portarmi via la mia immagine. E a un certo punto mi è risultata, cioè mi è venuta questa cosa che mi risultava stretta, l'immagine sì, però mi sentivo di doverla anche esplicitare in maniera più ampia con le parole. Quindi diciamo che il primo motore della poesia è sorto da qui, cioè mettere, infatti molte persone che le hanno lette me l'hanno detto, sembrano pennellate in parole, cioè come dei quadri riportati, immagini riportati con le parole. Come i quadri dietro di lei, in pratica, come i quadri dietro di Io lei. amo molto l'arte, infatti si vede, purtroppo non Esatto. so dipingere, però almeno nella poesia spero di essere riuscita, ecco, in qualche modo a fare qualcosa di valido. E quindi questo è stato il là. Poi chiaramente è subentrata anche la vena più interiore, ecco, quindi entrata nel mondo della poesia ha cominciato a venire fuori questa spinta anche più dell'anima, ecco. Io avrei impostato, se la cosa, perché dunque seguirei come traccia un libro che sarebbe questo qui. Che si intitola Parole Nude, che è Sì. una raccolta antologica, dove io ho fatto una selezione da tutti, questo è del 2019, e quindi ho ripreso Recente, non è lontano. tutti i Recente libri. non è lontano nel tempo. Recente, diciamo Recente, sì. 2019 Quindi erano quasi 20 anni già, erano 18, 17, 18 anni che scrivevo. I libri erano già arrivati a 20, quindi ho fatto questo libro in cui ho raccolto una sintesi di ciascun libro, dalle Bellissima origini idea. fino. Ecco, e quindi ho pensato, sulla base, diciamo, di questa progressione, di seguire i libri man mano, dando l'idea con un'unica poesia, perché ovviamente sono molto brevi, quindi ha visto, si leggono proprio in un attimo. E la cosa, ecco, che ho seguito questo criterio per fare una scelta, scegliere le poesie, soprattutto, diciamo, nei primi libri ancora più evidenti, dove ho parlato del mio rapporto con la poesia, di come intendo io la poesia. Quindi in questo modo si evince anche un po' il mio spirito poetico, tra virgolette, insomma, Come ecco. intende lei la poesia? Come intende? Come vede la poesia? Per lei che cos'è la poesia? Ok, Preferisco dirlo con i versi, perché a parole magari benissimo. non riesco a esprimerlo, invece nei versi ci Molto riesco. bene, meglio ancora, meglio ancora. Ecco, allora intanto nella prefazione che è stata fatta a questo libro mi piaceva sottolineare questa frase dove loro appunto sulla base del mio scritto è stato scritto: la poesia è vivere ma soprattutto è sentirsi, e questo già esprime il mio concetto, cioè nel senso bisogna sentirla dentro, non è una costruzione, poi uno la può
Ecco, per quanto riguarda la nascita della poesia, io la sento, la sentivo perché ormai diciamo forse la vena nel tempo si è un po' andata esaurendo, però nasceva dentro, spesso rimanevano come le avevo scritte, altre volte se dovevo rimetterci mano le asciugavo, cioè tendo a stringere, non ad allargare, quindi a renderle sempre, anche questa della mamma in realtà inizialmente aveva parole leggermente diverse, però la devo, come dire, risentire magari anche dal punto di vista sonoro, perché mi piace la musicalità dei versi che suoni bene, al di là che poi io non le so leggere molto bene, ma insomma mi deve suonare all'orecchio, questa è un po' la cosa. Diciamo, come incipit di questo libro, quindi di questa raccolta antologica, ho messo questa poesia che si intitola Cento. E sono cento, cento pensieri, cento emozioni, cento sospiri, cento battiti d'ali per volare. Che è un po' la sintesi di quello che avevo fatto. Chiaramente sono ben più di cento, ma insomma dà l'idea della numerosità e di questo ripetersi di questa ispirazione. Ecco, poi dunque, quindi il primo libro di questo, un po' la storia, qualcosa devo dire, perché questo è un libro che si chiama I colori della mia anima, ed è Molto bene. stato il libro che mi hanno regalato i miei genitori quando ho cominciato a dare loro nel 2004 le poesie che ogni anno facevo una raccolta per Natale, così davo questi fogli fotocopiati con queste Molto poesie. bella E la nel 2000, copertina, molto bella la copertina, è sì. bellissima. Sì, molto Sì, bella. qui è tutta scelta da me, nel senso che le immagini le ho cercate tutte su internet, perché appunto l'inizio, come le dicevo, è basato sul legame, Sì, puoi aprire ecco, vedi, tranquillamente, ci all'interno mancherebbe. sono tutte, le Bello. poesie sono tutte con le fotografie insieme, E hai fatto legate. tu le hai fatto lei le fotografie? Dunque, le foto, questa per esempio è mia, ci sono foto Bello. mie, Bello. altre invece le ho trovate in collegamento per le poesie scritte. Molto E belle, molto belle. i miei genitori, leggendo queste mie raccolte nel 2008, mi hanno proposto di regalarmi, io poi ero, fondamentalmente sono timida, non sono una persona entrante in queste cose, per cui non avevo ritenuto. Cioè già mi faceva piacere che in famiglia se le leggevano, e invece il mio babbo, appunto, da scrittore, e la mia mamma, che mi ha sempre sostenuto anche più del babbo, e sosteneva anche lui nelle scelte letterarie, gli ha proposto, dice: ma perché non le regaliamo un libro? E quindi ho fatto stampare questo libro qui ad Arezzo, tra l'altro devo dire molto bello, perché è tutto in pagine Molto bello, sì. lisce, insomma, sì, proprio, ecco, questo è, diciamo che è proprio il mio primo figlio. Ed è veramente, ho avuto la sensazione di fare un parto, perché ho Certo, seguito certo. addirittura, anche sono andata alla casa lì alla stamperia a seguire anche lo studio dei colori, che le immagini venissero come le volevo io. Quindi c'è stato proprio un buttar fuori C'è la quest'opera mano come se fosse un dell'artista. figlio. C'è la mano dell'artista dentro. Anche il cuore e l'anima, tutto. Ci sono tra l'altro anche alcuni quadri già che avevo, tipo quello che ho qua Sì, su, insomma, può ci sono. parlare, parlaci di questi quadri. Qualcuno è caro, molto caro a lei, per esempio. Quale Tutti, quadro di questi? Tutti sono cari, però perché hanno quale. tutti un significato, interiore, perché sono stati, Sì. io li ho acquistati proprio, e molti hanno anche la poesia, tanto è vero che io ho fatto un docufilm con Marco proprio, basandolo proprio sulle opere d'arte su cui avevo scritto delle poesie, quindi lì Bello. ho seguito questo percorso. Questa volta invece appunto faccio un percorso di tipo più letterario, però le opere d'arte e le fotografie sono strettamente legate al mio modo di lavorare, insomma. Tutti Da rispecchiano quel la natura dietro di lei, tutti questi quadri sì, rispecchiano la natura, no? in gran parte, perché In questo, gran per parte la esempio, natura. Sì. sì, c'è una colomba, c'è la Colomba, Toscana, sì. c'è un altro. Queste, per esempio, sono opere di un artista toscano, Mauro Capitani, che è molto valido. Lassù ce n'è un altro suo, sempre sulle Bello, colline toscane. molto bello. Da questo libro ho scelto questa poesia, appunto, che è indicativa, poesia.
La verità di una poesia dura il tempo di un respiro. Un attimo dopo è già bugia. E questa è il primo flash su come io intendo la poesia, cioè una cosa che tira fuori l'immediato, ma è proprio l'immediatezza che non è detto che poi perduri. Sono quelle Andrea, a me è sensazioni. piaciuta la poesia Shahrazad, quella che dice giardini e segreti, racconti e fontani. Mi ha fatto rivivere le mille la notte. Se le notti sono mille, una sola ne resta per fermare il pugnale del re che Eh uccideva sì. ogni notte una donna. Rimandando la morte, rifiorisce la vita, ma la vita appassisce se l'attende la morte. Bellissima poesia. Lei ha rispecchiato con questi versi tutte le trame delle Mille e una Notte, che sono, diciamo, che coprono mille e una notte. Le Mille e una Notte in realtà non sono mille e un racconto. In realtà sono Mille e una Notte, il numero delle notte che lei, Shahrazad, ha narrato le storie delle Mille Notte al grande re. E Sì. dopo l'ultima notte, il clou, è andata dal re, ha detto adesso è giunto il momento di uccidermi. Le ha chiesto il re perché ti devo uccidere? Io sto bene con te. Ormai sono diventato un'altra persona, tornato come prima. Cioè, ha detto no, deve uccidermi alla fine perché deve rispettare le leggi. Però ti do un dono. Ha chiesto Dunyazad, sua sorella, porta il dono al re. Tre figli, come le lune del tempo. Ecco i nostri figli. Nati in queste tre mille e una notte. Allora il re ha graziato ovviamente e ha messo la corona sul suo capo e ha eletta regina di tutti i tempi. Quindi lei proprio rispecchia con questi pochi versi il nocciolo, si può dire, proprio l'origine delle mille e una notte, questo pugnale del re che è pronto ad uccidere ogni notte, ma ormai questo pugnale non esiste più alla fine, perché ha Infatti. vinto l'amore. E così nei suoi libri l'amore è sempre quello che vince, sia per la madre, sia per la terra dove è nata, per i suoi figli e anche per i suoi nipoti. Sì, infatti, c'è tutto. Dunque, poi questo quindi diciamo è stato il regalo dei genitori. Poi successivamente ho avuto l'occasione di sentire che raccoglievano idee per libri da un'altra casa editrice. E quindi ho mandato il manoscritto, sempre di poesie collegate a fotografie mie e non mie, prese, cioè, con lo stesso schema. Quando mi hanno risposto che era stato selezionato il libro, però mi hanno fatto presente che loro non stampavano le foto a colori come mi aveva fatto l'editore qui locale. Sì, quello di Arezzo, sì. Quello di Arezzo. E che quindi le foto che avrebbero pubblicato eventualmente solo le poesie, io infatti lì per lì dico ci penso, dico, ma non credo di andare avanti perché dico la mia poesia è legata all'immagine, proprio per quel Certo. motivo che le dicevo di aver espanso il quadro dalla foto alla poesia. E chi mi ha parlato però mi ha detto, dice effettivamente, dice lo capisco perché. Si vede questo, la poesia ha bisogno in questo caso della visione. Dice, posso sentire se c'è un modo per fare per risolvere. Sicché poi mi ha Certo. richiamato e mi ha detto che era possibile fare la stampa non a colori ma in bianco e nero. Quindi che le poesie potevano essere pubblicate, sì, con la foto, però ovviamente non col colore come era stato il primo libro, ma in bianco e nero. Quindi, infatti, questo libro che è del 2000, aspetti, è che tolgo i fogli, ecco, del 2010, si intitola Sogni in bianco e nero, in Sì, cui praticamente ogni pagina riporta, per dire, questo qui è quel quadro azzurro che ho qui dietro, capito, ecco. Quindi sì. anche qui basato su questa cosa qui. Però lì per lì chiaramente non tutte le poesie erano adatte a un discorso in bianco e nero, o perlomeno, ecco, quindi ci ho dovuto lavorare perché ho dovuto ricalibrare il testo con fotografie che si adattassero alla coloritura, diciamo. E però sono stata poi contenta perché questa è stata veramente la prima opera a tutto tondo mio, perché nel primo libro mio babbo mi aveva seguito
nella stesura, mi aveva dato lui, essendo poeta, scrittore, mi aveva dato dei consigli, ci avevamo lavorato insieme. E anzi, lui stesso mi ha fatto lui la prefazione e dice che io sono stata anche molto ferma nelle mie idee, perché lui a un certo punto aveva anche, siccome c'erano due poesie sulla Luna, me le aveva unite in un testo suo in cui aveva messo le mie poesie. Lì io sono andata proprio di fuori, perché ho detto no, questa è roba mia, dico non ti permetto di cambiare le mie cose, sicché dico se le poesie sono due, scelgo quella che mi piace di più e tolgo l'altra. Ecco, quindi si è reso conto che ero molto padrona della materia, che non Di se poteva incidere stessa più di tanto. e della sua arte, padrona di se stessa e della sua arte, questo. Esatto. E quando io gli ho portato questo secondo libro, molto contenta, perché appunto loro lo sapevano che io ero una persona spesso molto insicura, mi hanno sempre un po' dovuto guidare. Poi nel tempo sono emersa anche con un altro carattere, per fortuna una certa forza interiore ce l'ho, però. Ecco, loro mi hanno sempre un po' considerato come da cura, quindi non sono stati neanche contenti di questa mia pubblicazione, perché il mio babbo, mi ricordo, mi disse: "Ma come, hai pubblicato e non sei venuto prima a farmi vedere a me le cose? Ti avrei dato dei consigli." Io invece mi aspettavo: "Oh, che brava che sei stata, che ti sei lanciata con le tue gambe da sola." Poi uno può anche sbagliare o fare una cosa, però cioè, invece non ho avuto un ritorno come mi aspettavo. Però io ho detto: la mia Perché strada è quella. lui crede di essere il maestro suo, Sì, in pratica, a parte di essere infatti, padre, e tu, infatti. lei è uscita dai binari, si può dire questo, di quello che ha No, più che disegnato il altro lui padre nella sua mente. Nella sua aveva mente, un'impostazione poetica di sì, parte diversa. diversa dalla mia, come normale, insomma. Però la cosa che a me è dispiaciuto veramente tanto è che, perché è chiaro che un padre cerca sempre di aiutare un figlio, una figlia. Però nel momento in cui lui stesso è scrittore, io questo che mi ha fatto soffrire, perché dico, lui lo sa cosa vuol dire scrivere e sa anche che le cose nascono dal cuore. Quindi l'ho trovata veramente un'invasione di campo fuori luogo. Questo voler inserire qualcosa di sé nelle cose mie. Ora, la prima partenza l'ho capito e poi comunque. Ripeto, fino a che si è tratto di una collaborazione, che lui mi dava degli spunti, io magari riguardavo il testo, anche lo cambiavo, ma doveva tornare a me. Quando mi ha messo quei due testi insieme, ho capito che voleva ingerire troppo. E su questo mi ha dato la stessa mazzata, perché praticamente non è stato contento perché non mi ero rivolto a lui, ma dico, cioè, io voglio andare per la mia via. Ecco, detto da uno scrittore, questo ho Fatto trovato. bene, Ecco. ha fatto Lui bene. non doveva sapere che cosa vuol dire scrivere e che non si può ingerire, invece l'ha fatto, quindi questa cosa mi è rimasta un po' come una spina nel cuore, però è Sì, andata sì, così. sì. Ecco. Come E da frenare quel. il cammino, il talento di uno che sta nascendo? E questo sbagliato. Invece, è chi sta per nascere come un fiore, ha bisogno del sole, ha bisogno di un tempo Della molto cura, ma non bello, della dialogare, tappa, ecco. esatto. E questa è la mentalità del passato, purtroppo, che il grande sempre deve purtroppo governare. Anch'io ho passato da questo tunnel in passato, non con mio padre, con gli altri. Quando scrivevo poesie, alcuni mi hanno detto: "Ma non hai scritta tu questa?" Perché avevo 7 anni e scrivevo come i poeti classici arabi antichi. "Non hai scritta questa?" Io mi sono incavolato, arrabbiato. Mio padre mi ha detto: "Non devi rispondere così a loro, tu devi essere contento, devi rimanere contento." Ho detto: "Perché?" Ha detto: "Perché ti hanno paragonato ai grandi poeti a questa età che hai." Vedi, come vede Infatti. il padre vedi, e questo cambia il modo di fare. Invece il suo padre, chiedo scusa, suo padre doveva dire: "No, va bene, hai scritto così, va bene, magari ho qualche idea da aggiungere sul suo libro." Allora, accettava lei sicuramente il pensiero del padre con amore, con passione, ma imporre, purtroppo, o io so le cose più di te, in pratica, in maniera diretta e indiretta, questo fa male. Sì, giusto. Ha fatto bene di fare questa ribellione, non ha sbagliato, secondo me, No, altrimenti no, oggi non perché abbiamo gli impressionisti. Non abbiamo gli impressionisti che sono ribellati a tutta l'arte della pittura. Non abbiamo oggi un Michelangelo, non abbiamo oggi Raffaello, non abbiamo nessuno di loro. Bisogna avere questa ribellione
interna, come è successo tra Raffaello e suo padre. Il padre era un grande pittore, Sì, e poi il infatti. figlio è venuto meglio del padre. E purtroppo certi padri, questo, però, attenzione, grazie a questi padri, possiamo dire, No, ci che c'è il mancherebbe, buon chiaro. prodotto, c'è la poetessa qua davanti a me, no? Infatti, no, perché poi lui era, cioè, un ottimo scrittore, devo dire, però non è, cioè, ognuno poi ha il suo modo, no, di scrivere, quindi in questo senso, ma poi infatti mi ha apprezzato, non è che, però ecco, c'è stato un po' questo momento di, come si racconta, si diceva, dei momenti poetici, ecco, questo penso sia stato un momento ulteriormente fondamentale per capire, perché a me veniva dentro, cioè io non sono una che poi si ribella, insomma è stata una, anzi, sempre brava, considerata la brava bambina, quella ha sempre fatto, però in questo caso la mia anima si è espressa, cioè come dire, queste sono cose mie e devono uscire come dico È io. giusto, Quindi, è ecco, e giusto. questo è stato quindi, insieme ad altre cose successe sul lavoro, eccetera, mi hanno fatto maturare in questo senso, cioè rendermi più indipendente dai sostegni a cui ero abituata ad avere intorno, da persone che mi volevano bene, che cercavano un po' di custodirmi nel modo più, appunto, più affettivo Volevano loro, possibile. la società imponeva la società di allora certi sistemi, certi meccanismi. Certe cose che non bisogna uscire, il padre sa tutto, oppure il nonno sa tutto, il ragazzo deve obbedire o la ragazza, perché loro vedono il futuro meglio e così. Questi insegnamenti mi hanno bombardato con questi insegnamenti da quando ero bambino, anch'io. Carissimi amici, carissime amiche, concludiamo il nostro incontro con la nostra poetessa Maria Antonietta Oppo da Arezzo, con un suo saluto, ma anche lei adesso ci dà un bel regalo recitando una delle sue poesie. Prego. Grazie. Allora, appunto, da Sogni in bianco e nero tratto Poesis, che descrive sempre il mio modo di concepire la poesia. Chicchi d'uva sul tralcio, le parole attendono di essere staccate, una qui, una là, una sopra, una sotto, una avanti, una indietro, da chi le cerca per comunicare, da chi le cerca per nascondersi, da chi le trova per donarle al mondo. Bellissimo. E poi quest'ultima per chiudere, che mi rappresenta Sì, proprio in prima persona, perfetto. e si chiama Una poesia. Questa è tratta da Sogni colorati, quindi è l'alter ego di Sogni bianco e nero. Sì. È appunto una poesia. Cosa sono? Come sono? Per chi sono? Sono aria? Sono rosa? Sono specchio? Sono quello che non vedo, sono quello che non sento, sono quello che non trovo. Vento, fiore, una poesia. Bella, bellissima questa poesia. E questa rispecchia lei in pratica, 100% questa poesia. Vogliamo leggere ancora un'altra? Sì, Un'ultimissima, guardi, ecco, proprio brevissima. certo, ci mancherebbe, prego, prego. Poesia vivente. Poesia vivente. Bellezza che rapisce, dolcezza senza fine. Un giorno mi prenderai per mano portandomi con te. Ok, allora con questa poesia noi salutiamo il pubblico con affetto, auguri di buon compleanno alla nostra poetessa Grazie, con tutto il ringrazio per cuore. l'ascolto. Salutiamo anche i suoi figli, ma anche i suoi nipoti, anche la famiglia. Alla prossima puntata, carissimi. Buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno, carissimo. Buongiorno, buongiorno.